voi ragazzi ci sono le quattro pergamene, le quattro classi, con i vostri elenchi, prima A, prima B, prima C e prima D. E questo le lasciamo. Un applauso per voi, a voi è dedicata la scuola secondaria di primo grado Carducci Purgotti, appartenente all'istituto comprensivo Perugia 4. È un giorno in cui finalmente l'attesa del quartiere, dei genitori e soprattutto dei ragazzi termina e parte questa nuova ricostruzione che ci auguriamo possa essere nei tempi stabiliti e che per l'anno prossimo 2019-2020 i ragazzi possano finalmente tornare nella scuola che insomma meritano e che stiamo tutti aspettando da molto tempo. È stata una concertazione faticosa tra scuola, genitori, amministrazione comunale, regione, protezione civile. Noi come genitori abbiamo sempre creduto e dato fiducia a chi ci rappresentava e seguendo assolutamente con attenzione e con cura le fasi della ricostruzione insieme alla dirigente scolastica che sicuramente ha supportato questa attesa. Finalmente la prima pietra, dopo tanto aspettare, resilienza, adesso oggi è il giorno della felicità e della gioia. Per tutti i ragazzi, per tutti i genitori che ci hanno sempre creduto, per l'impegno e la professionalità dei docenti. Ci siamo trovati a stringerci, ma nello stringerci ci sono venute bene molte cose, anche se le criticità ci sono sempre. E soprattutto la continuità del percorso di apprendimento dei ragazzi. Ecco, questo ci ha permesso, nella complessità dei due anni dello stare insieme, ci ha permesso comunque di lavorare per i ragazzi e cercare di innovare la didattica, le metodologie didattiche. Sono stati anni difficili questi qua. Faticosi, complessi, ma difficili sì, a sedare, a rassicurare, a spronare la fiducia sempre comunque. Difficili, però alla fine oggi ci si ripaga di tutto. E quindi oggi vogliamo solo godere, essere felici. È una giornata importante che si attendeva come scuola, si attendeva come quartiere, come città. Sarà un'opera davvero insomma avveniristica, una delle scuole più belle, più attrezzate, più innovative della città e con un investimento davvero ponderoso e seguiremo questo cantiere con l'auspicio che possa la scuola essere pronta per il tempo che è stato previsto. Quindi davvero grazie alla dirigente, a tutti gli insegnanti, alle famiglie dei ragazzi, quindi ai genitori e al quartiere per la pazienza che hanno avuto, però credo che sia stata una pazienza che oggi viene pagata e speriamo che siano anche loro soddisfatti per questa posa della prima pietra. E questo si aggiunge al piano straordinario sull'edilizia scolastica che il Comune sta portando avanti parallelo alla partita dei fondi per la ricostruzione. Complessivamente saranno moltissimi gli interventi che riguarderanno tantissimi plessi scolastici. Questa è una delle scuole che sarà interessata dal percorso di ricostruzione. È molto importante perché un numero ristretto di scuole si procede proprio alla demolizione e alla ricostruzione, come in questo caso qui a Perugia. E questo consentirà di consegnare una scuola di tutti i più moderni standard di sicurezza attuali in materia ovviamente sismica, antincendio e di tutte le normative sulla sicurezza, ma dall'altro lato è stata progettata e pensata come una scuola contemporanea, quindi con spazi e un'articolazione degli spazi interni che sono più funzionali alle esigenze della didattica attuale. Quindi si fa una grande operazione dal punto di vista edilizio urbanistico e della messa in sicurezza realizzando un edificio nuovo, ma anche si dà una scuola funzionale piena di laboratori e di spazi che consentono di articolare anche la didattica secondo le esigenze attuali. Quindi è un'operazione credo di grande valore per i ragazzi che la frequenteranno, per i docenti, il personale della scuola, ma anche per questo quartiere dove si inserisce un edificio più moderno, più contemporaneo e anche più sicuro.